Ragazzi, si va in onda. Ciao. Noi siamo pronti. Buonasera. Sono Paolo Ferrari. Vi presento lo squarciagola. Lo squarciagola è colui che si sgola, che si straccia la gola, che tende le sue fragili corde vocali col rischio di diventare arrochito, afono, muto, di farci venire il polipo per rallegrare voi tutti con le melodie più straordinarie, con virtuosismi vocali sempre più affascinanti, sempre più sottilmente elaborati, che ci rapiscono, ci incantano, ci sprofondano per pochi benedetti minuti in un mare di oblio. Giovani eroi moderni, splendide, intramontabili valchirie che dardeggiano note alte e lontane, sì da ferir le stelle. Nuovi profeti di pace e di bontà, l'incarnazione di una schiera di Nembo Kid. Grandi strumenti di una felicità di massa che realmente risolve, divagando, frastornando, consolando, assecondando. Non allarmiamoci se i nostri figli corrono un po' troppo spesso attorno ai jukebox, se vogliono vestire come i loro idoli. Questi sono un'arma bianca contro i pericoli della guerra. L'esuberanza che esplode in canto non è l'esuberanza che si schianta su un campo di battaglia. E a voi non costano che il soldone di un gettone, o al massimo il misero costo di un mangiadischi portatile a batteria. Da poco tempo abbiamo imparato a comprare i giornali che ci narrano della loro vita, dei loro successi. Giornaletti che non soltanto informano e divertono, ma anche educano. Perché se non sapete come vestirvi, come schiacciare i punti neri, come convincere il ragazzo dalla porta accanto ad amarvi, scrivete alla posta degli amici e il grande amico vi caverà dagli impicci. Lo squarciagola distribuisce la sua voce agli angoli delle strade, concentrata, pressata, insaccata. Ogni bar, ogni caffè, ogni latteria ha la sua affettatrice di musica. Un soldone nel jukebox e una fetta del grosso salame cade sul piatto e la fa girare. Che muso simpatico ha questo robot che tutti noi conosciamo e abbiamo caro, come un vecchio amico. E tu, bambina? Bambina, quanti anni hai e come ti chiami? Ho 10 anni e mi chiamo Almerina. E che canzone hai scelto? La mia strada. Poi? Solo questa, non ho che 50 lire. E voi, amici telespettatori, avete mai pensato a che cosa accade a queste 50 lire che ognuno di voi avrà introdotto almeno una volta in un jukebox? È una storia meravigliosa. Mentre Almerina ascolterà la sua canzone, cerchiamo un po' di vedere che cosa accade di queste 50 lire che la bambina ha spese. Non attraversare la mia strada. Questa è una grande fabbrica di dischi. Si chiama Casa Editrice. Mi raccomando, prestate attenzione, perché poi si dice che i telespettatori italiani riescono a malapena a tenere dietro alle vicende del David Copperfield. Cerchiamo invece tutti insieme di smentire questa infame calunnia e di procedere a un ritmo decente. Qua, se un personaggio appare all'improvviso sul video o sparisce all'improvviso dal video, è perché prima serve e poi non serve più a nessuno di vederlo. Noi si vuole evitare di illustrarne la solenne entrata e uscita, come le solennissime mangiate e bevute del commissario Maigret. Ve le ricordate? Eccovene una. Ah, noi l'abbiamo fatta stampare in negativo, così, apposta per voi, in modo che, non più affascinati dalla simpatia dell'interprete, voi possiate apprezzarne appieno la deliziosa lentezza. E già, ma di questo passo a noi occorrerebbero almeno 3 puntate, secondo la teoria per cui il nostro pubblico potenziale di 18 milioni di telespettatori è stanco la sera perché di giorno ha lavorato e vuole seguire le vicende pianino pianino. Come se 18 milioni di potenziali telespettatori un po' stanchi, facessero una sola enorme stanchezza 18 milioni di volte più grande. Ecco dunque una delle più moderne case discografiche. Lo squarciagola munge qua la sua voce, come la mucca il latte per i vostri bambini. Dottore, dottore, commendatore, scusi commendatore, noi vorremmo chiederle,
quando una qualsiasi persona introduce in un qualsiasi jukebox una moneta da 50 lire per ascoltare una canzone, quante di queste 50 lire entrano nelle sue tasche? Beh, nelle mie tasche è un modo di dire. Sì, perché a me personalmente niente di niente, io qua sono soltanto il presidente amministrativo e ricevo uno stipendio come un impiegato qualsiasi, mio caro. Ma per rispondere alla sua domanda le dirò che la casa editrice di queste 50 lire riscuote solo 25 lire. E questa è la casa del cantante Johnny Bondone. Bella, vero? È una casa nuova nuova. Come vedete, non hanno ancora terminato di traslocare. Johnny, il cantante, in compagnia del suo segretario, non si accorge di noi perché è intento a controllare la cartella delle tasse che scotta. Ho la sua voce e quella purtroppo non possiamo farvela ascoltare. Ce l'ha in esclusiva quel signore che abbiamo appena finito di intervistare. Attraversare la mia strada, non ti avvicinare, per favore, lascia che io viva la mia vita, lascia che io scelga un altro amore che più di te sa darmi la felicità. Non essere gelosa se mi verrai felice, la mia vita solo a me appartiene. Tu cosa ci vuoi fare se non ti amo più? Non attraversare la mia strada, non ti avvicinare, per favore, lascia che io viva la mia vita, lascia che... Questo è lo studio del paroliere e musicista della canzone. Buongiorno Pilla, quanto guadagni tu sulle 50 lire? Io niente, 10 lire ci guadagno se dirigo anche l'orchestra. L'editore, il cantante si arricchiscono alle mie spalle. Essere gelosa se mi vedrai felice. Di nuovo ci troviamo nel bar Lateria. La simpatica signora è la proprietaria del locale. È quello con cui litiga... E se non sbaglio, il noleggiatore di jukebox. Chissà come se le divideranno fra loro le 10 lire rimaste delle 50 lire della piccola Almerina, la quale si sente orgogliosissima di avere contribuito al mantenimento di tanta gente. Vede, signor Ferrari, delle 10 lire rimaste, 7 vanno alla nostra ditta. Ma anche la signora qua, però, oltre le 3 lire che le toccano, ha il suo un indifferente beneficio. Beneficio? Il mio è una tortura, mica un beneficio. Tutto il santo giorno qui, ossessionata dagli urli di questo mostro maledetto qui. E d'altra parte cosa vuole? Se non lo tengo io, lo mette il bar qui vicino e dopo tutti questi ragazzini non vengono più a consumare nel mio bar. Per fortuna che qui la ditta mi ha regalato la lavatrice e mi fa comodo, perché capirà la sera posso mica andare a casa a fare il bucato col mal di testa che con tutta la sinfonia che in della testa chi. Signora, ma se lei non avesse il mal di testa? Ah, il mio bravo bucato me lo farei da per me. E così, amici telespettatori, questi simpatici giovanotti hanno decretato la fine di un cantante che solo pochi giorni fa preferivano. Ma una stella si spegne e ne nasce una nuova. Ama il tuo cantante come te stesso, dunque. Perché lui è te e tu sei lui. Andamento vendite cantante Bondone. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre.
accendere. Dunque. Per me è liquidato. Il ragazzo ha più di una risorsa canora, ma... Se è per lo stile, possiamo adeguarle i tempi. Ah, certo, della voce ne ha, ma... Niente, niente, non vuol dire. Con un buon rilancio pubblicitario... A suo potremmo... tempo sono stati investiti su di lui dei bei capitali. E non abbiamo sbagliato. Perché dunque liquidarlo adesso? Lo hanno liquidato i ragazzi, signorina Vilma, basta così. Mi permetta, presidente, io credo sia assurdo troncare così i rapporti con un cantante che canta. Appunto, è questo che non va, canta troppo. Lo affidiamo al maestro Pieri, gli insegna a cantare di meno. La nostra non è un'opera assistenziale, signorina, è un'impresa con un fatturato di vari miliardi l'anno, i cui consumatori hanno gusti ben definiti, precisi. È il loro gusto che crea il nostro prodotto. Però siamo noi, salvo prova contraria, che da 10 anni a questa parte imponiamo al pubblico canzoni e cantanti. Non dica scemenze, Marchesini, non noi. Non noi. La musica leggera è un fatto decorativo, di puro snobismo, un fatto in più. La grande industria, sì, può imporre i suoi prodotti, condizionare i gusti. Noi non dobbiamo che andare al rimorchio delle tendenze stabilite dai padroni del vapore. Qualche volta, è vero, ci conviene alimentare il latente stato di insubordinazione che la massa ha contro questa specie di dittatura in guanti di velluto. Bene, presidente. Allora il ragazzo potrebbe benissimo cantare una canzone della resistenza. No, no, signorina, che siamo dei rivoluzionari noi? Signorina, comunque mostri al presidente e a questi signori le ultime istantanee del nostro caro Bondone. Intanto è ingrassato. Ma perché ha comprato la 2 litri? Ma chi gliel'ha detto? Lei, signorina, noi glielo abbiamo affidato vergine. È vero. Lei aveva il dovere sacrosanto di guidare il suo gusto, di trenare gli istinti demenziali del povero giovane. Diceva essere il sogno della sua infanzia la 2 litri, presidente, che con la 2 litri avrebbe cantato meglio. E mi aveva giurato che l'avrebbe guidata solo per le strade di campagna. E si è dato la morte da sé medesimo. Signorina, lei o esegue i nostri ordini o è licenziata. Ma cos'è un tenore da conciarsi a quel modo? Spegnete o io vomito. La signorina delle statistiche dov'è? Signorina, si faccia avanti, tenga pronto il suo materiale. Signor presidente. Signor Presidente, signor Presidente. Ha sbagliato macchina, casa, sport, taglio dei capelli. Non ha più nessuna possibilità. Dice bene il Presidente. Adesso questa bella ragazza ci illustrerà qual è l'adolescente d'oggi. Starà a noi creare il suo equivalente, il signor X. Esatto, il signor X. Esatto. Cominciamo da dove, signorina? Direi dalla macchina che usa. Avanti. Naturalmente usa l'utilitaria. Moltissimo la moto, quella da motocross. Per i pochi che possono permettersela, la macchina sportiva è usata. Dico usata. Abbigliamento. Noto una tendenza a non voler portare abiti di serie. Ne consegue che capi di una certa ricercatezza vengano indossati anche quando non sarebbe il caso. Da qui l'aspetto svanverato e provocatorio di questi giovinetti. Carattere. L'adolescente di oggi è un adolescente anarchico, antimilitarista, insubordinato, ma sempre un consumatore. Capriccioso, volubile, appunto perché non sopporta imposizioni. Beh, assecondare le sue bizze cosa ci costa? Solo dobbiamo essere pronti a cambiargli i balocchi. Che guarda lei, Marchesini? Beh, adesso ne sappiamo abbastanza, mi pare. Grazie alla signorina. Che cosa ci consiglia la nostra bella esperta in sociologia? Da tutte queste immagini non ci resta che estrarne, per così dire, lo square root. Pardon? La radice quadrata. Cioè disegnare, particolare per particolare, lo identikit del giovane Mr. X, come genialmente lo ha definito il nostro presidente. Ah, io non sono un genio, signorina.
I geni sono i miei colleghi, i concorrenti che vanno falliti. Passiamo al disegno. Capelli. O capelloni. Basta non esagerare. Il naso. Grosso? Sì, ma che non sfori. Occhi. Ardenti. Ma non meridionali, Marchesini. Le spalle. Non troppo atletiche, per carità. Aria spavalda, eh? Sì, ma fa anche un po' di tenerezza. La figura. Ma no! Tipo un cordobese. Sì, è il matador. La voce. E quella che avrà, signorina, non deve mica cantare il trovatore. A me sembra di averlo sempre conosciuto, un tipo così. Ecco, questa istintiva esclamazione della nostra bella signorina Carmen ci dimostra che siamo sulla buona strada. Ecco dunque, più o meno, il nostro signor X. Bravo, complimenti. Bravo, 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 presidente. Bravo, complimenti. Adesso dobbiamo trovarne l'incarnazione. Al lavoro, signori. Signor presidente, ci sarebbero le solite audizioni. Andiamo pure. No Ringo wears a angel face and the woman. Bene, bravo, bene, bravo, mi compiace. Il suo amico canta? Mi ha accompagnato qui. Lavora? Fa il sarto. Il sarto, bene. Lei non canta, figliolo? Io? Ah beh, io no. Mai la domenica in qualche orchestrina? No, no, mai, che neppure idea. Quando si fa la barba. No. Non ha mai cantato il mio amico, io lo so. Ti dico, ma saprai una canzonetta delle ultime? Solo l'inizio, tanto per... Maestro, gli faccia sentire... Sì, con questo. Maestro, gli faccia sentire un motivo, una... Ma presidente, silenzio adesso. Ma canticchierai, no? Mentre fai le asole. Maestro, mi permetta. Sì, ho capito. Ma fino a quando buonasera. Non hai trovato la sua... A domani, signore. Come buonasera. Ma no, scusi, ma abbia pazienza. Il ragazzo potrebbe confondersi, a finirsi... Sono la segretaria del commendator Riva, vuole essere tanto cortese da darmi le sue generalità? E io, signorina, che cosa devo fare? A lei? Non saprà, il commendatore ha detto il suo amico. Lei può andare, vada, vada pure. E allora? Allora. Qua, se non arriva Carlino, per la sciancratura bisogna lasciar fare a lui. È lui che cura la giacca. È andato a prendere dalla fodera, momenti è qua. Dove sarà andato che diavolo? Che credo che sia andato, sarà al caffè che gioca le boccette. No, l'impossibile, c'è il cliente. Guardi che io non ho tempo da perdere, sa? È un farabut. Me ne può di più del tuo fiere. Ma Taos, Taos. Sarà dietro a giocare alle boccette. Ci vuoi scommettere? Senta, io ho i miei impegni. Scommettiamo l'aperitivo che è andato a giocare alle boccette, quello là. L'aperitivo? Una bella bomba su quel caffè. Taos. Allora mi rivesto. No, un momento, è qua, ecco, questo qua è lui, eh? No, non è mica lui. Senta, io devo andare, mi guardi lei. Sì. Scusi, venga a quell'altro specchio, c'è più luce, eh? Qua. Ma per la sciancratura ci vuole il Carlino. L'ho mandato a imparare il mestiere dal Caranduni, eh?
2 anni, eh? Due anni. Io non sono moderno nel taglio. Ci vuole il Carlino, ci vuole. Cosciente, tuo figlio. Ma tosta, ma che cosa? Ma tosta, ma è possibile che ti faccia trovare sempre a me l'anturo? Adesso siamo qua con tutta calma. Ma io e i miei non ho detto niente, mi aspettano. Non ti preoccupare dei vecchi, domani ti ringrazieranno. Ma no, loro vanno bene così. Neanche parlarne e dire che cambio mestiere. E poi chi l'ha detto che so cantare? Non lo so mica che so cantare io. Lo dirò io, se sai o non sai cantare. Su. Ecco qua. La si do. Queste sono le note, senti il piano, prova un po'. Do, re, mi, fa. No, senta, signorina, senta, no, qui non va bene. Qui prova un po'. Do, re. No. Non vado bene. Tu canta e tieni basso, capito? Arrocca la voce. Prova. Do. Senti che adesso tiene bene. Ehi, tiene il do, ma non posso far cantare uno che imbrocca 3 note su 7. Senta un po'. Do, re. Ma dove sali? Stai basso, t'ho detto. Ma io solo so cantare e non canto, ma cosa mi importa a me? No, tu canterai e stai zitto. Stai qua. Tu hai una voce molto, molto sexy. Questo conta e basta. Il maestro qua è un po' nervoso. Su, senti piano. E stai calmo. Senti piano, stai a sentire me. Do, fa. Prova un po'. Do, fa. Stai basso. Se stai basso non stoni. Do, fa. Do, fa. Leggero, non ti preoccupare. Ci penseranno le camere d'eco a farti l'effetto. Su, do, fa. Forza che vai bene, forza che vai bene. Io credo di non saper cantare. Dai, che adesso anche i pensionati sanno cantare. Su, un'altra volta. Do, re. Di fiori. Ma non lo sente come affascinante. Non preoccuparti, Carlino, che sei re d'Italia. Noi lo eliminiamo dalle 7 note. Per ora io ho finito, signorina Wanda. Ho fatto quello che ho potuto, eh. Adesso tocca a lei. Senti forma, Carlino? Per il tuo primo disco? Perfettamente, Wanda. Tranquillo? Come un re. Però quegli abiti che porti non sono ok. Come sarebbero quelli ok? Come te vestono i ragionieri, i rappresentanti. Ma io faccio il sarto, mi vesto così per farmi reclami. A vestirsi da noi viene anche un direttore di banca. Ma adesso cambi mestiere. Devi vestire in modo tale che i giovani come te sono tanti, sono sempre più tanti, sono la maggioranza. Ti sentano uno di loro. Così come sei, sei fuori e non dentro. Devo essere dentro a cosa? Dentro è per dire la pace, insomma mi hai capito. Ma cosa ho capito? Oh, santo cielo, hai capito, no? Sei informato di come ci si veste e ci si comporta per essere alla moda. Dimmi un po' cosa leggi. Cosa leggo? Sì. Boh. Sei buffo. È divertente. Quando non sai cosa rispondere, tu fai proprio così. Alza le spalle e di... Boh. Boh, boh. Allora cosa leggi? Che libri hai letto? Non mi ricordo, io leggo il giornale. Cosa del giornale? Lo Sport. E la prima pagina? Non la capisco. La dovrei leggere. Devi sapere che di qua e di là nel mondo c'è la guerra. Devi simpatizzare per gli indigeni. O meglio, devi essere per la pace. Assolutamente la pace nel mondo. Contro la violenza. Però dovrai usare la moto pesante. No, io preferisco l'utilitaria. E poi mia madre morirebbe di paura se mi sapesse in giro con la moto. Preoccuparsi dei vecchi è fuori. Te ne devi fischiare. I vecchi hanno già vissuto. La vita è tua, solo tua. Tu sei un essere libero, libero. Capisci? Così, mica tanto. Uffa, che fatica. Guarda che viene il maestro Pieri, in gamba. Siamo pronti allora? Oh, sono qua, maestro, ma l'orchestra. L'orchestra, dove sta? In cuffia, l'abbiamo registrata ieri. E vai a tempo! Non correre! Piano, mi raccomando, piano. Lautaro, quasi sottovoce, aspetta il mio.
Mio dolce amore, non mi tra... Adesso ti sento ancora più forte, però. Mio dolce amore, non mi trascinare per le vie del centro, non ti posso baciare, mio dolce amore, cosa importa a me di Courage e di Chanel? Io ti voglio baciare. Non guardare le vetrine, quelle cose colorate, vieni sola lungo il viale alberato, è buio. Mio dolce amore, non mi trascinare per le vie del centro, non ti posso baciare. Mio dolce amore, cosa importa a me di Courage e di Chanel? Io ti voglio baciare. Oh, sei impazzito! La mia musica! No, no, un momento, maestro, un momento. Vi faccio risentire il nastro. Vai, Franco. Mio dolce amore, non mi trascinare per le vie del centro, non ti posso baciare. Che meraviglia! No! Ma dove picchia? Non guardare le vetrine, quelle cose colorate, vieni sola lungo il viale alberato, è buio. Mio dolce amore, non mi trascinare per le vie del centro, non ti posso baciare. Mio dolce amore, cosa importa a me di Courage e di Chanel? Io ti voglio baciare. Non mi sembra neppure di essere stato io a cantarla. E tantomeno io a scriverla. Complimenti, maestro, un ottimo lavoro. Ma non ha sicuro... Grazie, maestro Pieri, grazie. Forse ci siamo. Ti presento Monna Lisa. 850.000 lettori. Ho delle riserve a proposito delle parole della canzone. Le mie giovani lettrici non devono porsi l'alternativa fra i baci dell'innamorato e i vestitini di Courage, che sono deliziosi anche loro. Potrebbero entrare in crisi e risentirne il mercato. Non è la medesima cosa dire a me importa dei tuoi baci, ma anche di Courage e di Chanel o qualcosa del genere. Non ha poi tutti i torti la nostra bella Ornella. Banda? Veda di accontentarla e complimenti anche a lei, un buon lavoro. Adesso bisogna rivestire il nostro Carlino e siamo pronti per il collaudo da 6 giorni. Quindi il grande lancio, il festival.
suo abito sarà divertente e giovane. Dovrà assecondarlo nei movimenti, dovrà turbare giovanette mammine. Le tardone vengono di conseguenza per il panico di restare indietro. È chiesto urgentemente dalla sua redazione. Sempre al lavoro. Dimmi pure. Prego. No, no e poi no, con le calze e i guanti, senza calze, senza guanti. Leggimi pure. Sei soddisfatto? Io sì, io mi gettonerei subito. Non è facile da risolvere il tuo problema, virgola, sola e disperata di Varese, punto. La risposta te la può dare solo lo specchio, punto. Via dunque subito dal miglior parrucchiere e poi un abitino giovane, giovane, punto. Che diamine, virgola, a 40 anni si ancora ragazze, punto. Punto esclamativo. Scrivimi presto, punto. Il nostro Carlino Brambilla. Carlino Brambilla, ma non può essere il nome di un cantante. Dovrai cambiare nome. Tanto quello non mi è mai piaciuto. Ma ti? Ma te sei matto? Ma i due tu vorresti andare con scelte alla maniera. Torno subito. No, dico, non andrei mica fuori con quella specie di pigiama. Dio, che vergogna, un figlio in questa maniera. Ma, uè, andrei mica al parco delle volte. Attento, Giuseppe, ti hai preso la giacca dell'ingegnere, la pur. Porco cane, il fer. Mi me pare diventa matta, ecco. Ma eri un così bravo ragazzo. Ma benedetto, figlio, ma perché non vai a farti una bella partitina, eh? Con le tue brave boccette, come una volta. No. Poi torni a casa, eh? Magari sul tardi, e ti metti a tagliare. Ma dove va? Carlo? Carlo? Tu hai un mestiere d'oro per le mani. Tu hai dei clienti di riguardo. Ma chi vuoi che venga più a farsi un vestito qua da noi? Se proprio tu mi vai in giro combinato così che mi pari un balordo? Ecco, una volta per tutte. Io il sarto non lo faccio più. Cosa? Ma te defiora de mai. Ho scelte disgrazie, ma noi cosa faremo? Voi per ora continuerete a fare i sarti così. Poi quando avrò un sacco di soldi vi metto sul negozio in gamba e faremo lavorare anche lo zio Silvio. Sarai mica dietro a fare il contrabbandiere te, eh? Ma che contrabbandiere? Faccio il cantante io. Il cantante? Ma è un mestiere da uomini, quello lì. E perché no? Ma cantante di che cosa poi? Che sei stonato come una campana? No, ciapa, te chi è il contratto? Guarda un po' se sono stonato. Il contratto? Oh, c'è disgrazia, che sventura, cosa ci capita noi poveri vecchi? Un fiè, che ne era un sci bravo fiè, bravo! Basta, la firma il contratto! Il contratto! Carlino, Carlino, ascolta. Carlino, ascolta tuo padre, il papà, eh? E poi... Non mi chiamo più Carlino. Mi chiamo Dingo. Dingo! Ma che razza di nome è Dingo? Ma non è un cristiano. Ho scelto la mia strada e basta! La strada di San Vittore, la strada! Ma sono tutti questi giornali qua che si è messo a leggere. Guarda, guarda se si devono comprare tre giornali. Ma non ne basta uno, no, tre! No! No che uno non ne basta! No. Io mi devo fare la mia opinione personale. Cosa? Ma quando mai tua madre e io abbiamo avuto un'opinione personale? Ma io sono un essere libero, devo essere informato. Sono libero di scegliere la mia strada. E se non la piantate vado anche a manifestare per la pace. Ecco, ecco la tua rovina e la nostra. Sono libero, ho diritto. Ma libero, eh? Ma guarda, qua, in questa casa onorata, tu non ci metti mai più piede. Malfattore! È un ricatto. Il tipico ricatto dei vecchi, ma io non ci casco, sono libero io. Mai più, eh? Va via! No, va no, via. No, no, Giuseppe, Giuseppe! Va via! E ti tasso! Tasso, è tutta colpa tua! Ecco che gliele hai date tutte vinte fin da bambino! Va via! Va via, che sei la mia disperazione! Va via, va via! E va bene. Lo volete voi? Ma come? Suo padre piange e lui va via? Ma... Torna in tre! In Carlino! Carlino! Oh, oh signor! Carlino! 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 Oh! Carlino! Carlino!
adesso chi me le taglierà a me le giacche? Con quelle cancrature così ridicole che si usano adesso? Signor, che castig! Che castig! Dove sono i sottaceti, eh? Amici telespettatori, Paolo Ferrari vi parla dalla Riviera. Aria di festival, caos di festival, confusione, pazzie di festival. Ma io non sono qui per mostrarvi ancora una volta i suoi eroi aureolati di luce, sfocati, eterizzati dai lustrini di un sipario di cristallo, deificati dal transfert di un pubblico in cerca di un idolo. Sì, sì, ho detto transfert, parola difficile, ma non per questo la presente trasmissione corre il rischio di venire relegata al secondo canale, mentre sul primo c'è la finale della Coppa del Mondo di tutto. No. Perché noi ci occupiamo di ciò che più sta a cuore a voi, cari telespettatori. La vostra protesta si eleverebbe, possente, come il boato del pubblico negli stadi rovesciando lettere, valanghe di lettere, sulle scrivanie degli incauti funzionari di via del Babuino. Paolo! Sì, pronto! Dunque, io vi conduco per i corridoi dell'albergo annesso al palazzo del festival a spiare dalle porte socchiuse. Chissà che non ci riesca di assistere alla vestizione dei cantanti. Quanti drammi segreti lungo questi impassibili corridoi. In queste stanze anonime. Dentro questi indifferenti ascensori. Lardo che ci lascia lo zampino. Ma morirà! Meglio! Lei, Breda, quando l'ha visto l'ultima volta? Ma io non capisco, un quarto d'ora fa era qua, in questa stanza. Quel deficiente! Alzi la voce! Credo che quei tre signori lunghi lunghi vestiti di nero che si agitano come in preda alla disperazione siano senz'altro vittime di una situazione preoccupante. Propongo di penetrare con l'occhio della telecamera nella stanza 89. Non c'è dubbio che fosse qua. Io stesso gli ho portato da mangiare delle pillole per tenerlo su di giro. Si era lasciato prendere dal panico. Avevo dato ordine di non lasciarlo solo. È riuscito a comprargli degli asciugamani. Comprare che? Lui aveva preso tutte le salviette che erano qui nel bagno e non voleva allontanarsi dalla valigia per paura che si scoprisse il suo furto. Furto? Io non capivo perché lui voleva star sempre seduto qua, sulla sua valigia. È vero. Da un po' di tempo gli ha preso la mania di rubare le cose che vede. Rubare? Spiegargli che è inutile portar via cose che egli stesso può comprarsi con i suoi soldi è fatica sprecata. Anche i soldi del contratto ha rubato. Io divento matto! Mi versi un po' d'acqua, Breda! Come ha rubato i soldi del contratto? In caso contrario non c'era verso di farglieli accettare. Continuava a ripetere che quei soldi non sono suoi, che tanti soldi così non li aveva mai visti, che non li aveva mai guadagnati. E non se li sta guadagnando il matto? Lui dice che è in Riviera, che è in un albergo. Ebbene, per cantare, no? Dice che fa il taglialegna. Faceva il taglialegna, adesso canta. Insomma, lui i soldi del contratto li ha presi solo perché li ha potuti rubare dal mio cassetto. Adesso che è sicuro di averli rubati, li tiene cuciti nella fodera della giacca. E a me che l'ho scoperto mentre scuciva la fodera, mi ha dato un deca per non parlare. Guardi qua. È come una gazzaladra quel ma deficiente. Questa valigia è piena di roba rubata nei treni, nei ristoranti, nei toilette. Buonasera. Buonasera. Qualcosetta che non va?
Dai vostri discorsi mi era sembrato di capire che il vostro cantante si è volatilizzato. Senza lasciare la traccia! Avevo dato ordine di non lasciarmi solo! Cosa pensate di fare? Cambiar mestiere! Lei, Breda, quando l'ha visto l'ultima volta? Ma io non capisco un quarto d'ora fa, era qua, in questa stanza! Non c'è dubbio. Auguriamo buona fortuna ai tre signori nei guai e andiamo a bussare alla stanza numero 13, numero portafortuna, che la mamma, premurosa e superstiziosa, ha preteso ad ogni costo. Avanti! Per la giovanissima cantante, sua figlia. Oh, Ferrari, buonasera. Entri, entri, per favore. Guardi la Lilietta. Buonasera. E mi dica se quello che indossa è un abito o un paralume. Oh, non le sembra un abito adatto per una ragazzina pura, innocente come la mia Lilietta, signor Cosmo? Certamente un bellissimo abito, però forse è più adatto per una festicciola in famiglia, signora Sestetti. Si fidi della signora, che è sarta, conosce benissimo il suo mestiere. Tutti questi volanti di pizzo. Ma è svizzero! Si vede, signora, che è svizzero. Però largo com'è, rischia di nascondere l'intera orchestra. Bravo! Glielo faccio capire che questo è una tenda, è un sipario, è un sepolcro, è una culla, è tutto, fuorché un abito da festival. Ma sta così bene! Sì, sì, sta divinamente la sua Lilietta. Sembra una bambola, ma nonostante questo si deve mettere l'abito color fucsia! Ah, il color fucsia per la mia bambina, che ha gli occhi di un angelo. Ah, mamma! Lasciala svenuta, per carità. Presto, cambia l'abito. Svelta che tocca a te. Oh, il nastro. Ecco. Allora, in bocca al lupo. Lilietta. Grazie, caro Ferrari. Se ne vada? Se ne vada, se ne vada! E questo, amici telespettatori, è l'appartamento del favorito del festival, Dingo. Puledro di razza, questo cavallo vincente della scuderia Riva. Chi punta su di lui gioca sicuro i suoi soldi. Il presidente non abbandona un solo momento il suo campione. Nessun'aria di tensione qua nel box. Anche il nostro Dingo ci appare sicuro, sereno, tranquillo. Nessun dubbio, guardandolo, che il pubblico di questo festival proclamerà vincitore il giovane Dingo, lo stesso che pochi mesi or sono ha portato al delirio una folla di coetanei durante la sei giorni. Stammi a sentire, Borghi, va da sé che Dingo sarà il vincitore di questo festival. Non è poi detto. Tra i favoriti vi sono due miei cantanti. Ma a vincerlo sarà Dingo. Non è ancora detto. È stato detto. Da chi? Dai giovani. Ah! Da tutti i giovani che per Dingo vanno matti. Rossi! Stammi a sentire, Borghi, tu sai che noi non sbagliamo mai, non affidiamo mai niente al caso. Mi dia la scheda. Grazie, guarda. E con questo? Ti faccio una proposta. A noi non interessa che Dingo vinca questo festival. Ti cediamo il primo posto. Dingo arriverà secondo. E se il tuo Dingo magari non vincesse lo stesso? E se non ti fidi, in bocca al lupo. Tu sai come tratto gli affari io. Non amo dare molte spiegazioni. Un momento. Non te la prendere. Avanti, che cosa devo fare? Rosy, venga qua. Spieghi a questo mio concorrente cosa deve fare per soffiarmi il primo posto. Sulla cifra non si discute. Allora, capo, io non lo vinco il festival. No, figlio, lo lascia fare, tu vai meglio secondo. Subire un'ingiustizia evidente attira più simpatie che una fortuna sfacciata come la tua. E poi se tu arrivassi primo, guarda, ti liquiderebbero in 15 giorni. E io... anche vendendo una montagna di dischi, al momento della tua vittoria non mi rifaccio delle spese. Del resto la scelta del pubblico giovane non è mai stata per il vincitore di questa specie di festival.
E poi tu mica sai cantare. Sai cantare tu? D'accordo, capo. E allora, su svelto, è ora di vestirsi, via! Aspetto il mio abito. Eccolo il tuo abito, dillo. Non è quello. Come non è questo? A voi basta dire che noi siamo un po' cattivi. Pantalone. E io cosa mi metto addosso? Questo qui sul letto. Ma ti rendi conto, Dingo, che mi hai fatto girare per la città con questo freddo boia da questa mattina? Hai fatto l'itinerario che ti ho detto? L'ho fatto, Capperi. Bene. La fascia. Su quanti tram sei salito e sceso? 14. Allora, molla un po'. Fammi vedere i biglietti. Eccoli. Ma dove hai imparato, Dingo, che un abito per essere portato deve aver fatto tutti questi giri? L'ho imparato in Inghilterra. In Inghilterra? Sì, in Inghilterra. Top! Questo è il biglietto del cinema. Ci sono stato in piedi 2 ore, seduto 1. Benissimo, così mi piace. Ti pago per questo, no? Scarpe! Dingo, questi tre signori vogliono parlare con te. Dingo. Avanti, dite pure. Lei è amico del nostro cantante, vero? Quello con quella faccia. Ha vincito sto cane, il maledetto. Sì, è mio amico. Cos'è successo? Non lo si trova più. Fra 10 minuti tocca a lui. No, non saprei dove può essere. Avete cercato bene. In ogni buco. Avete guardato che non sia chiuso in uno stanzino, non sia più capace di uscirne fuori. L'abbiamo cercato dappertutto. Che non sia sceso nei sotterranei. Sotterranei? Sì. Non sapeva mai quale bottone dell'ascensore schiacciare. Laggiù! Stavo cercando un cantante! Non l'ho mica visto per caso un ragazzo, uno con la faccia da stupido così. Sta qua dentro, è un ladro, rubava. Bel frigo! Mamma mia! Maestro, massaggiatelo! Riscaldatelo! Resuscitatelo! Voglio tornare a casa! Voglio tornare a casa! Ma che casa! Presto che tocca lui! In teatro! Giù! In teatro! Tocca a te! Tocca a te! E la sua donna andrà lontano. Ma egli la ricorda e nel ricordo la sente presente. Naturalmente, amici telespettatori, al festival tutto è andato secondo i piani del nostro diabolico presidente, con la canzone Non sono un cattivo ragazzo, dovuta al maestro Pieri. Dingo, secondo classificato, ha raccolto come sempre più simpatie che non il vincitore ufficiale di quella straordinaria manifestazione che è il Festival della Canzone. Anche se non sempre vi obbedisco, io non sono cattivo ragazzo. Anche se a scuola mi distraggo, io non sono un cattivo ragazzo. C'è dentro di me, c'è dentro di noi un cumulo di cose, tante cose, un sacco di domande, le domande. Voi basta dire che noi siamo un po' cattivi.
sempre vi obbedisco. Io non sono cattivo ragazzo, ma anche se a scuola mi distraggo, io non sono cattivo ragazzo. Chi l'avrebbe mai detto, signor Brambilla, eh? Non l'avrei proprio mai detto, signor Ferrari. Che un giorno lei si sarebbe sentito persino fiero. Fiero è la parola, signor Ferrari. Fiero. Fiero, certo. E già che noi siamo ospiti di questo nuovissimo atelier di Dingo, cogliamo l'occasione per fare gli auguri e i complimenti a Dingo stesso per questo splendido regalo che ha fatto al suo vecchio genitore. No, ci vada piano, signor Ferrari, piano. Io non sono affatto vecchio. Naturalmente. No, io mi sento giovane, giovane come più di mio figlio. Ma certamente. Scusi, già che siamo qui davanti alla televisione, sa cosa le voglio dire, signor Ferrari? No, dica, signor Brambilla. Lei ricorda forse un avvenimento saliente della vita di Dingo prima che fosse Dingo, un'avventura eccezionale, forse? No, le volevo dire che se mio figlio canta bene... Lo deve a lei, naturalmente, signor Brambilla. No. Io sono sempre stato più intonato di lui. Molto, ma molto più intonato di lui. È vero, Dingo? E allora? Sì, ecco, allora anche a me piacerebbe cantare. A mio padre piace scherzare, Ferrari. No, io non scherzo, un bel nagota, balscetta. Io sono sempre stato molto, ma molto più intonato di te. Ma non hai più 20 anni per scoprirti la vocazione, papà. Ma cosa c'entra? Il cuore ha sempre 20 anni. E poi, mi ascolti lei, signor Ferrari? Certo. È una cosa mia, una cosetta... sì, è una creazione mia. Parole, musica, tutto mio. È la fine. La fine di un'illusione... d'amore. 1, 2, 3. Così finì. Ma via, papà, ricordati che milioni di italiani ti stanno a guardare lì. Sempre uguale, pur di mortificarmi davanti agli italiani. Ma non essere ridicolo, fai il sarto da 50 anni. No, io non mi sento affatto ridicolo, io voglio cantare. Papà. Emma, dillo tu agli italiani. Chi era il più bravo al paese a cantare le serenate? Mamma, papà. No, io voglio cantare. Ma fammi almeno finire quella che ho cominciato. Io voglio cantare. Sì, amici telespettatori, è vero. Il nostro dovere di cronisti ci impone a volte di essere crudeli. Certi di fare cosa gradita a Dingo, abbandoniamo questo atelier dove si sta svolgendo un singolare diverbio fra padre e figlio. Siamo a Parigi ed ecco Dingo. E accanto a Dingo la press agent, ovvero sia l'ufficio stampa incarnato, nel nostro caso disincarnato, la signora Ornella, Monna Lisa per i lettori. Nel vederla il nostro pensiero memore corre al primo e più famoso press agent di tutti i tempi. Colui che si tolse la vita a Berlino nel 1945, non potendo reggere alla disfatta della sua beneamata creatura. Che effetto ti fa, Dingo, vedere scrivere il tuo nome? È un'esperienza meravigliosa. Dovunque tu vai, trovi degli amici, Dingo. Ha ragione lei, Ornella. Ho amici in tutte le città d'Europa. Del mondo, vuoi dire? È bello essere amati. È tutto amore quello che ti circonda, Dingo. Del resto, anch'io amo moltissimo i miei giovani amici e il loro caldo abbraccio. E sono felice. Felice! Felice! Ah!
Ornella, guardi, guardi sotto. Tutti quei giovani sono qua per me. Ti assomigliano anche. Sono vestiti come te. Proprio come te, ti assomigliano. Io non sono mica sicuro che questo giovane che sta qui accanto a lei, sospeso sopra questa misteriosa città, sia proprio io. O non piuttosto un altro. Sei ancora un ragazzino, Dingo. Di che cosa temi? Io forse non sono sempre al tuo fianco. È come se tu fossi sempre a casa. Fai conto che io sia la tua casa. Ne abbiamo fatta di strada insieme io e te, Dingo. E ancora mi dai del lei, come un estraneo. È vero, Nell. Io le voglio bene, come una sorella. Che ne sai dell'amore fraterno? Non hai fratelli, tu? Lo immagino. E lo voglio pensare, Ornella. Tanto più che anche mia mamma, da quando ha avuto la fortuna di diventare ricca, non è più lei. Si tinge i capelli ora! A seconda le stravaganze di mio padre e persino... Persino si pittura. Non sarà per caso un rimprovero indiretto. Anch'io mi trucco. E abbondantemente. Oh, no. Lei, Ornella. Tu, Ornella. Ti ho conosciuta pitturata. E magari senza quella roba sulla faccia non ti riconoscerei nemmeno. Ti vieni meglio, Dingo. Pensi dunque che senza trucco io sia irriconoscibile? No. Volevo soltanto dire che mia madre doveva restare la povera vecchia donna di prima. Mentre lei, Ornella, è una donna di classe. Lei è una donna straordinaria. Ancora di lei. Dunque non merito la tua confidenza. Meriti tutto il mio affetto. Non sono più una ragazzina, mio giovane amico. Ma è una cosa tutta diversa dall'affetto che ho per la mia ragazza. Ah, no, Dingo, no. Non devi dare dell'affetto a una ragazza in particolare. Non te lo puoi permettere. Tu, Dingo, sei il ragazzo di tutte le giovani donne della terra, quindi di nessuna in particolare. Mi è dunque proibito di innamorarmi. Solo della donna giusta. Della donna, cioè, che sappia vivere nella tua ombra, che non intralci la tua carriera, che ti sappia guidare. E cosa principale, la sua presenza al tuo fianco non deve irritare le tue fans. Che sappia essere discreta, che si materializzi alla sera e si dissolva alle prime luci dell'alba. E dove trovarla, una simile donna? Non sai dunque guardarti intorno. Forse più vicina di quanto tu non osi pensare. Ornella! Ah, che bella questa notte, Dingo! Ornella, come tintinnano i tuoi braccialetti! Perché tu possa seguirne sempre il suono, Dingo. Che lunghe braccia le tue, Ornella! Per tenderti la mano fra la folla degli ammiratori impazziti, Dingo. Che capelli sottili tu! Oh, attento! La mia parrucca! Che guai! Non importa, ho sempre i miei. Dingo! Dingo! Gasma, Dingo! Cosa vuole Ornella, questa bionda olandesina? Essere baciata, Dingo. La bacio? Eh? Certamente, Dingo, è tuo dovere. Mi sento in un mare d'amore, Ornella. È come un caldo abbraccio. No, aiuto, aiuto. Mi strappano l'abito. No, no, Ornella, ma cosa fate? Dingo, Dingo, sempre Dingo, ovunque, a grandi caratteri il nome di Dingo è imperverso e ovunque il successo è il delirio delle folle. Il timbro giovane, acuto, acerbo delle sue note scatena l'entusiasmo isterico di una marea di giovanissimi yeye. Sempre con le luci.
и у другой меня крадет. А той скажите Бога ради. Cedesse e questi riuscissero a raggiungere di nuovo il loro idolo, questa volta lo divorerebbero. Non resisto più, sono fatta sgombrare, questi fanatici mi mangeranno. C'è la polizia, Dingo, non aver paura. Ma cosa può la polizia? Ma non vedi, Ornella, che sono impazziti, che s'arragionano? Baby! Baby! Guardali, se non sembrano delle belve assetate del mio sangue. Non far vedere che hai paura, Dingo, e loro non ti faranno niente. C'è pieno di poliziotti e molti fra di loro sono in borghese. Sono forniti di idranti. Rassicurati, Dingo. Continua a cantare, Dingo. Baby! 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 Baby, 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 baby. Ascoltano. Ricordati, Dingo, è tutto amore, è un caldo abbraccio, è un amore grande come l'universo intero. Sono felici. Ma io ho paura. Ho paura per me. Sono dei pazzi che mi odiano. E io li odio. Sono le immagini di un mondo che da 20 anni vive la pace e la sicurezza del futuro. È gioia di vivere quella che vedi divampare dai loro cuori.
Aspetta, Dingo, che va bene. Va tutto a gonfie vele. Il mondo è tutto tuo. Questo fantastico mondo di pace e di canzoni. Mi odiano. E io li odio. Sempre coi blue jeans. Baby, sputa quel, metti via il fumo. Oh la mandi. Sarai soddisfatto, Dingo. Con questi ti passerà la paura. Li posi lì. Facile la vita, eh? Se non finiva, io me la facevo addosso. E allora, cosa dovrebbe dire il cordobès? È un toro alla volta che combatte lui. Erano in 12.000, quei maledetti. Come sarebbe a dire? Non ami più i tuoi fans. Non li ho mai odiati tanto. Purché non se ne accorgano. Tutti uguali voi altri. Non siete mai contenti. Se non vi applaudono, vi lamentate. E non firmate i contratti se non vi si garantisce il successo. Se vi applaudono troppo, crepate di paura. Tu me lo sai dire. Cosa vogliono? Cosa veramente vogliono da me? Sentirti cantare, Dingo. No, no che non mi vogliono sentire. Sono
santo cielo, rilassati, Dingo. Questi problemi non ti riguardano. C'è la tua organizzazione per questo. Ci sono io. C'è la tua casa discografica. La mia casa? Quella sarà la prima a mollarmi se quelli là hanno deciso di fischiarmi. Tanto più che io più di tanto non so urlare. Non so proprio, Ornella. Tu urli come Tarzan. E poi ormai sei ricco. Alla faccia loro. E con i loro soldi. Ma non è facile tornare indietro. Nonostante la paura di oggi, io voglio rimanere di qua. Dalla parte di qua della rete, Ornella. E non in mezzo a quella mischia di pazzi degenerati. Andiamo a berci sopra qualcosa, noi due soli, Dingo. E non dimenticare che oramai tu sei un professionista. Il ragazzo non sa adeguarsi ai tempi. È la condanna di Dingo, presidente. Condanna? Gli affari sono affari, i cantanti mi devono rendere. Signor presidente. Dica, signorina Vilma. Ecco il nuovo signor X. Bravo! E soprattutto che non canti troppo. I giovani non amano più sentir cantare. Infatti, la nostra ultima inchiesta ha stabilito che il cantante ideale di domani sarà muto, signor presidente. Muto. Gentili telespettatori, di nuovo a voi Paolo Ferrari. Il nostro originale televisivo così è giunto al termine e noi tutti ci auguriamo che vi siate divertiti. Che... Ferma! Aspetta, un momento! Una giovane telespettatrice ci telefona di essere sicura di non riuscire a dormire se prima non saprà che cosa è successo a Dingo, a questo prototipo dello squarciagola, che lei dichiara di amare moltissimo. Più di tutti gli squarciagola che ha amato fino a questo momento. Accontentare questa gentile signorina c'è facile, è gradito. Dingo continua a cantare, naturalmente, però solo nei nightclubs. Ha una sua orchestra, scrive anche bellissime canzoni. Certo, non trascina più folle di 12.000 ye-ye al delirio. Ha ceduto lo scettro della popolarità a un altro Dingo per rientrare lui gradatamente, senza dolore, quasi con voluttà, nell'anonima famiglia dei cantanti.